A lei ho fatto leggere l'ultima lettera che mi ha scritto Brusca. Si dice da parte di Brusca che con una buona volontà si potrebbe chiudere la partita con Cosa Nostra. Ha riconosciuto, non poteva negarselo, doveva prenderne coscienza, l'enorme gravità dei fatti commessi, enorme. Nel carcere, a un certo punto, dimostra questa sua intenzione di collaborare con la giustizia. Lo fa per un calcolo. Lo fa perché c'era stato un suo percorso interiore, non lo sappiamo. La legge non prevede il pentimento, la legge prevede la collaborazione, cioè il contributo effettivo, rilevante, che lo Stato può ottenere da chi parla, e che parla di delitti, di quelli commessi da lui, di quelli ordinati da lui, di quelli commessi da altri. Cioè una legge sul modello americano. Brusca è responsabile di crimini efferati, tremendi, forse dei più significativi e pesanti crimini commessi da Cosa Nostra. E quindi ha fatto scalpore l'applicazione del nostro codice. Comprensibilissimo questo fatto da parte dei familiari delle vittime, stato di indignazione, di rabbia, di sfiducia verso lo Stato. I familiari delle vittime hanno sacrosanto il legittimo diritto a vivere questa applicazione della legge come un oltraggio alla loro vita di sofferenza. Diverso è il discorso della politica. La politica dovrebbe essere più rispettosa delle leggi, che se vuole può cambiare. Cambia il codice, cambia la legge sui collaboratori, se ritiene. Fa questi piaceri a Cosa Nostra, ecco. Perché se lo Stato è riuscito a sconfiggere quantomeno l'ala militare di Cosa Nostra, lo si deve alla collaborazione di mafiosi che hanno raccontato e hanno messo lo Stato in condizione di fare processi e condannare. Io a lei, ovviamente, per motivi di ovvia riservatezza, a lei ho fatto leggere l'ultima lettera che mi ha scritto Brusca. Si dice da parte di Brusca che con una buona volontà si potrebbe chiudere la partita con Cosa Nostra, ma ci vuole una forte volontà politica per fare questo. E poi si parla di sport, di calcio, essendo tifosi antagonisti, una lettera normale, insomma. Ma chiaramente è una lettera di chi è al di fuori da determinate logiche. Parla chi è al di fuori da un mondo.